Come nascere basta? Mi trovavo a Roma a lavorare al film La mano nera con il regista Ambrogio Crespi, che mi dice, che ha un bambino piccolo che tra l'altro ha la stessa età di Noemi, e mi dice: lo sai, ho pensato che stanotte un padre non ha potuto abbracciare la propria figlia. Perché non metti su una squadra e diamo una risposta forte a questa cosa? Ho accettato subito, mi sono messo in macchina, ho iniziato a chiamare decine di artisti che mi hanno dato subito la loro disponibilità. E sono accorsi qui con tanto entusiasmo ed è nata Ora Basta nel giro di 48 ore. Chi ha scritto il testo? Ogni artista ha scritto la sua parte. Il ritornello però è stato scritto la prima parte da Chiaman e le frasi finali una da El Barrio e l'ultima da Priore. Senti, nel brano cantate Basta con l'indifferenza. Si legge un appello alla città a scuotersi. La Napoli onesta è indifferente perché ha paura o perché è rassegnata, secondo te? Io penso che siano tanti aspetti della stessa medaglia. E penso che trovino entrambi carburante nell'ignoranza, nei vecchi credi popolari e talvolta trovano terreno fertile magari in posti in cui la camorra ha dato un'alternativa di lavoro o ha dato un'alternativa di credibilità delle persone, non abbia perso la fiducia delle persone. Ed è brutta come cosa da dire, ma purtroppo è vera. Ci sono posti in cui si è persa la fiducia nello Stato, si è persa la fiducia nella giustizia, ed è lì che trova terreno fertile la camorra. Anche diversi capi di procura nel tempo hanno lamentato proprio un abbandono delle istituzioni nei luoghi in cui i clan in realtà sono stati estirpati, come per esempio i Sarno a Ponticelli. Quindi, cioè, secondo te le istituzioni potrebbero fare di più in questo senso? Differenza e paura sono due lati della stessa medaglia, sono due lati che talvolta coincidono. E trovano terreno fertile in posti in cui magari la giustizia ha fallito, magari lo Stato ha fallito, una mancanza di fiducia da parte delle persone nello Stato può portare a questo, ha portato a questo. Penso che ci sia bisogno di una risposta forte alle istituzioni in questo campo, in questo lato e in questo verso. Da noi è partita questa provocazione, è partita questa preghiera affinché una cosa del genere non accada più, affinché non si rimanga indifferenti a tutto questo. Donare tutto il ricavato della canzone all'associazione di Don Luigi Merola è un modo per, diciamo, investire sul sociale, insomma, sull'aggregazione delle persone, dei bambini? Sì, perché l'associazione Don Luigi Merola toglie questi bambini dalla camorra e gli assicura un futuro, ed è un'associazione che ha bisogno di essere sostenuta, ha bisogno di essere aiutata, che dà un futuro a tanti bambini.